dobbiamo tenerci la paura, che dobbiamo trasformare la paura in qualcosa di produttivo. Nietzsche, che aveva uno sguardo acuto, radicale e sbrigativo, dice: cristianesimo, razionalismo moderno, pensiero dialettico, stessa roba. Cioè sempre utilizzazione della paura per far sì che qualcuno obbedisca. La Chiesa obbedisca ai preti, i razionalisti obbedisca allo Stato, Hegel sostanzialmente obbedisca l'uomo, obbedisca a se stesso in quanto capace di introiettare fino in fondo tutti gli imperativi universali dello Stato. Sempre obbedire. Poi Hegel ha perfino il coraggio di chiamarla libertà, questa obbedienza. Bene, andiamo a vedere da che cosa nasce la paura. Nietzsche nasce da un gesto iniziale che è il raddoppiamento del mondo, cioè uomini per motivi di potere si sono inventati, hanno sdoppiato la dimensione dell'immanenza, dell'esistenza in questo mondo, e hanno inventato una dimensione superiore, la morale. E qualcuno si è dichiarato l'interprete e l'esecutore dei comandi della morale. E lì è nata la colpa e la grande paura, cioè la paura dell'uomo che si sente colpevole nei confronti di una autorità. Tutto il pensiero di Nietzsche è una lotta contro la paura. La civiltà finora si è retta sulla paura. Dire paura e dire valori è la stessa cosa, perché dire valore implica disvalore, cioè dire valore vuol dire che c'è qualche cosa che ha valore, qualche cosa che non ha valore. E se tu fai qualche cosa che non ha valore, ti capita qualche cosa di brutto, una punizione nell'aldilà, nell'aldiquà. È lo Stato, è la Chiesa, è la tua coscienza, qualcuno ti fa del male. Non abbiamo mai fatto altro che costruire la civiltà sulla paura, perché non abbiamo mai avuto il coraggio necessario per stare al mondo. L'idea è: si deve stare al mondo senza avere paura, cioè senza doversi giustificare davanti a nessuno, uscire dalla logica che dobbiamo trovare un motivo, che dunque ne esclude altri, un motivo per essere quello che siamo, al di là del bene e del male. Nietzsche dice, si inventa questa parola malfamata, Übermensch, per dire: bisogna fare una cosa che gli uomini, come uomini, non sanno fare, non hanno mai fatto. Bisogna andare al di là dell'uomo. E andare al di là dell'uomo vuol dire anche andare al di là del nichilismo che è dentro ogni teoria della morale, dentro ogni teoria del valore. Perché ogni morale è costruita su tu devi, e se non fai ti punisco. Come dire, il mondo non ha dignità autonoma, il mondo ha dignità soltanto, consistenza autonoma, ce l'ha soltanto se è valorizzato. Quando si esauriscono, diciamo così, sociologicamente i valori, la cosiddetta decadence, quando si sviliscono e nessuno ci crede più, non hai niente se non cambi registro. E Nietzsche dice appunto: cambiare registro vuol dire fare pensare come penso io, altrimenti non hai niente, ti resta in mano il deserto. Hai in mano Wagner, cioè uno che si piange addosso. Non ha alternative. L'alternativa non è un mondo con nuovi valori, è un mondo che non ha più bisogno di valori, immanenza assoluta. Con quel suo pensiero ha aperto il Novecento. Cioè, il Novecento è inconcepibile senza Nietzsche, cioè senza la capacità del pensiero di mettere in discussione se stesso.